Ciao a tutti e benvenuti nel canale. In questo nuovo video di Ghost of Tsushima vi spiegherò come sbloccare la via della fiamma, un mito che permette di trasformare la propria katana in una spada infuocata, che naturalmente ha un utilizzo limitato nel tempo. Non potete andare in giro con la spada all'infinito, ma comunque potrebbe tornarvi molto utile per eliminare i mongoli. La via della fiamma, a differenza del colpo celestiale e della freccia esplosiva, è un mito che va sbloccato una volta che avete completato il gioco, portando a termine una missione che trovate praticamente qui e che si chiama, adesso ve la mostro, la fiamma immortale, che come ricompensa dà appunto la via della fiamma. La missione in questione consiste nello scalare una montagna innevata, rifugiandoci diciamo dove c'è un braciere per non morire assiderati, e di sconfiggere un boss sulla cima. Una volta che avete completato la missione avrete la via della fiamma, che praticamente fa questo: mantenendo premuto R2, come potete vedere, avete la possibilità di accedere alle 4 forme e a 4 equipaggiamenti, come i kunai, le frecce esplosive, i dardi, le bombe, eccetera. E c'è anche la via della fiamma. Vi basterà selezionare la spada, dopodiché premere l'apposito tasto per utilizzarla. Quindi praticamente avete modo di utilizzare la spada di fuoco per un certo periodo di tempo. Vedete? Premendo poi R1, una volta che avete selezionato la spada di fuoco, questa si incendierà e quindi potrete per un breve periodo di tempo annientare i nemici a colpi infuocati.